Ah. Ma buongiorno, faccio questo video al volo perché oggi volevo parlarvi di un argomento che è già stato trattato da altri youtuber, poi metterò magari il link da qualche parte. Questo argomento... No mamma, dovete fare... Tante persone. Questo argomento riguarda delle potenziali truffe che vengono perpetrate tramite la pubblicità davanti ai video di YouTube. Sono abbastanza timido nel parlare davanti alla gente, si vede, vero? Allora, questa pubblicità in cosa consiste? Consiste che ti fanno vedere: Tizio ha guadagnato 3.000 euro al mese, Caio ha guadagnato 10.000 euro al mese, Sempronio guadagna 110-11.000, via discorrendo, è tutto perché cosa? Perché tentano di venderti un corso a qualche migliaio di euro, un corso per fare qualsiasi cosa, insomma, da vendere online, a fare trading, a fare qualsiasi cosa. Ora, non tutte sono delle truffe, come è spiegato benissimo nel video, ma molti di questi sì. Siamo tanti. Allora, quindi ti fanno vedere qualcuno che guadagna per poterti vendere il corso. Ora, io sto facendo questo video per spiegare come questa stessa tecnica di truffa esiste anche nel mondo reale. Ci sono delle aziende che fanno dei corsi e ti promettono che facendo questo corso lavorerai. Ora, non sono tutte truffe, ovviamente, non sono tutte truffe, ma qualcuna sì. Per fare questa truffa cosa serve? Serve intanto che, come per la truffa precedente, devono mostrare qualcuno che lavora. Una volta che riescono a mostrare qualcuno che lavora, poi possono tranquillamente venderti i loro corsi. Ma tutti qua devono passare. Incredibile. Ora, a meno che non sia Google, non sia Facebook, non sia, non so, Microsoft, non sia Cisco, non sia qualsiasi ditta grossa che ti viene in mente e ti faccia fare i corsi per prepararti per andare a lavorare da loro. Quindi ti chiama, ti fanno fare il corso da loro e ti preparano per il lavoro che loro vogliono che tu faccia da loro. Con buona probabilità, se sono ditte esterne che ti dicono che ti manderanno a lavorare in queste ditte qua, sono delle truffe, ma probabilmente ti ci mandano, ma ovviamente non ti fanno assumere da queste ditte. Cosa succede? Probabilmente, se queste ditte mai ti prenderanno, ti assumono loro, cioè queste ditte farlocche, e poi ti mandano a lavorare nelle ditte grandi. Ed è molto difficile, è molto difficile. Quindi cosa fanno per attirare gente? Prendono 3, 4, 5 disperati, li assumono, promettendogli che li faranno assumere da ditte grosse tipo Google, via scorrendo, li assumono con il minimo sindacale, con un contratto di merda, più di merda non ce n'è, e dopo che li hanno assunti li mandano a lavorare da ditte terze. Dopodiché, come i truffatori su internet, gli fanno interviste mediatiche: ah, guarda, sta lavorando per la Microsoft, guarda, sta lavorando per Google. Non è affatto vero, perché tu sei dipendente della ditta farlocca che ti ha mandato per qualche giorno a lavorare da Google. Dico Google per dire, qua dentro questa ditta importante
c'è qualche amico compiacente o qualcuno che ha investito nella ditta farlocca, per cui ecco, queste ditte qua evitatele, perché ovviamente non vi fanno lavorare in posti dove i soldi, che anche se scarsissimi, che vi danno possono servire a qualcosa. Vi faranno lavorare in posti dove ovviamente ci sono, c'è la possibilità di avere ditte, e quindi i posti dove i soldi che vi daranno saranno praticamente inutili, e quando andate a cercare casa vi ride un po' in faccia. Quindi per il dopo crisi, per il dopo pandemia, prima di lasciare casa, se magari siete in posti dove pagate poco, pagate 3, 4, 500 euro per stare, magari state anche con i vostri, prima di lasciare casa per andare in una città grande dove vi promettono chissà che cosa, lavorare per terzi, pensate che probabilmente, intanto vedete quanti corsi fanno, cosa spiegano nel corso, perché se devi fare il corso e ti spiegano Excel o ti spiegano PowerPoint, insomma, lasciargli migliaia di euro per fare questi corsi qua mi sembra un po', cioè, se ti spiegano qualcosa da qualcosa di, che so, ad operare un computer quantistico, o ti spiegano qualche linguaggio di programmazione, o ti spiegano a fare qualcosa che serve alla ditta dove poi dovrai andare a lavorare, va bene. Ma se ti insegnano queste cose basi, cioè, campano vendendo corsi, non gliene frega niente poi se vi assumono o non vi assumono, tanto se c'è qualche ditta che può essere interessata vi assumono loro, quindi praticamente poi fanno la cresta, perché la ditta di base vi pagherà 1.500 e a voi daranno 1.100 euro, quindi la differenza, la cresta, se la fanno loro. Quindi niente, tutto questo, io finisco di mangiare, solo per dirvi di fare attenzione quando finirà la crisi, quando finirà questa pandemia e ricominceranno a ricomparire aziende, ditte, e cominceranno a fioccare le offerte di lavoro, che saranno pochine, dico che saranno pochine rispetto alle offerte di proposte di, ah, mi propongo io per venire a lavorare, però di fare molta attenzione a queste truffe qua. Vi voglio bene ragazzi, io faccio colazione, alla prossima.